78° anniversario della liberazione, diverse iniziative in regione con deposizione di corone di alloro e celebrazioni commemorative. Presentato il movimento di costruire democrazia in vista delle imminenti regionali promosse e idee per un rilancio concreto del Molise. Lite tra giovani nella notte a Termoli, un ragazzo è stato investito e trasportato al San Timoteo, indagini in corso da parte della polizia che ha posto sotto sequestro un veicolo. Presenze turistiche in aumento nel primo ponte festivo di primavera, tante le località di Molise ed Abruzzo gettonate in questi giorni. Buonasera, bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra informazione. Nel giorno del 78° anniversario della liberazione, l'amministrazione comunale di Campobasso con il sindaco Roberto Gravina ha deposto una corona di alloro al monumento dei caduti, l'obelisco in Piazza della Vittoria. La giornata della liberazione in Italia viene ricordata da 78 anni, e non c'è stato un momento in cui le celebrazioni hanno registrato la mancanza di polemiche. Anche questa volta ci sono state, ad innescarle soprattutto alcune dichiarazioni assai incaute del presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha favorito una inutile azione divisiva. Intanto le celebrazioni si sono svolte quasi ovunque, come pure a Campobasso, dove il sindaco Roberto Gravina ha deposto per conto dell'amministrazione comunale una corona di alloro al monumento dei caduti. Non aiutano neanche poi alcune uscite, alcune insomma inspiegabili prese di posizione che in qualche modo come se volessero rivedere un po' la storia, non aiuta, è una giornata importante, sono 78 anni da una data simbolo per i primi passi verso una democrazia, verso una repubblica democratica, e quindi oggi, come già da tanti anni, siamo contenti di festeggiare questa giornata. C'è chi decide di partire, quindi lasciare la nazione in un giorno così importante, anche se poi credo che questa mattina abbia rispettato la sua presenza all'altare della patria, e quindi ecco, ci auguriamo davvero che insomma, si eviti per il futuro di fare delle uscite che non fanno bene sicuramente, non aggiungono nulla, anzi tolgono qualcosa. Alla fine è una storia ancora molto recente, non ancora abbiamo attraversato un secolo, quindi ci mancherebbe altro che la memoria non sia viva, e dobbiamo fare in modo che questo momento della storia sia ricordato, sia evocato, giustamente perché ci ha consentito poi di guadagnare la libertà. Torna nel capoluogo di regione l'iniziativa del 25 aprile Un fiore al partigiano, organizzata da AMPI, FIAP e Lega delle Autonomie Locali. I cittadini si sono incontrati in via Martiri della Resistenza, dove solo qualche anno fa è stato realizzato da Croma il murales dedicato alla banda Porfirio. A Campobasso il 25 aprile non è soltanto la cerimonia istituzionale promossa dall'amministrazione comunale, ma da 9 anni i cittadini sono chiamati a partecipare anche ad una iniziativa, Un fiore al partigiano, dedicata a Nino Angarano e Paolo Morettini e sostenuta da AMPI, FIAP e Lega delle Autonomie Locali. Il momento del concentramento delle persone che vogliono ricordare il 78° anniversario della liberazione è stato, anche quest'anno come sempre, in via Martiri della Resistenza, luogo in cui, soltanto qualche tempo fa, l'artista Croma ha realizzato un murales dedicato alla banda partigiana di Giovanni Porfirio di Trivento. Il 25 aprile è una festa che unisce tutti gli italiani, perché da allora l'Italia è diventata una repubblica democratica basata sulla nostra Costituzione. Quindi chiunque vuole stare da un'altra parte fuori, sta fuori da questo contesto. Il guaio, come mi dicevi tu appunto prima, è che a volte le istituzioni non si rendono conto che sono istituzioni, e quindi ragionano chi le dirige, ragiona un po' come se parlasse di casa sua, e non è la stessa cosa. In questo momento, che dallo studio, grazie all'Università del Molise e ai ricercatori, siamo riusciti a conoscere 500 partigiani molisani che hanno lottato per la
resistenza, hanno lottato non solo nel Molise, 50-60 in Molise, il resto in vari posti d'Italia. È una grande festa e loro, quando nei momenti tragici delle loro battaglie, l'unica cosa che pensavano, dai loro racconti lo sappiamo, è che quando tutto questo finirà faremo una grande festa. Oggi faremo una grande festa, il 25 aprile, la festa dell'Italia repubblicana democratica. C'è bisogno di resistenza, resistere soprattutto rispetto ai tentativi di stravolgere la storia e di rimodularla secondo la convenienza, come viene purtroppo dalla gran parte, non tutti, del raggruppamento del centrodestra. Questa manifestazione ha ancora più significato rispetto alle affermazioni del Presidente del Senato, perché è stata sempre improntata non solo a testimoniare la riconoscenza e l'affetto per i nostri partigiani, ma anche a rappresentare man mano il campo largo, possiamo dire così, il pluralismo delle formazioni partigiane, quindi di chi ha combattuto direttamente. E oggi io ho promosso questa manifestazione a nome della FIAP, che rappresenta i Giustizia e Libertà, i Liberali Democratici, ecco, tutto un mondo che ha avuto parte attiva nella lotta partigiana, ma anche oltre, perché la nostra linea è sempre stata quella di rappresentare la resistenza come una lotta di popolo. Anche a Termoli, celebrazioni per il 25 aprile, il sindaco e presidente della provincia di Campobasso, Francesco Roberti, si è soffermato sui conflitti in Sudan ed in Ucraina, ricordando che la democrazia e la pace vanno difese ogni giorno. Sindaco Roberti, una festa della liberazione che è sempre, diciamo, condita da svariate polemiche, anche fuori luogo certe volte. Questa è una festa, come dice qualcuno, di tutti, non ci sono distinzioni né colore né di parte, insomma, è vero? Ma io dico questo, per dare un significato a questa festa dobbiamo guardare nei luoghi dove oggi c'è la guerra, per capire l'importanza di avere una repubblica, una nazione, un popolo in pace. E quindi oggi è la festa di tutti, al di là di ogni sterile polemica. Cioè, oggi è la festa di tutti. La nostra è stata una guerra civile dove un popolo si è diviso. Oggi questo popolo è unito, si è unito per la libertà e dobbiamo conservare questa libertà per le future generazioni. Anche Termoli ha dato del suo, una parte buona di contribuire appunto a questa liberazione da chi ci sopprimeva e chi ci portava tanto dolore. Certo, quando ci sono tanti giovani che danno la propria vita, al di là di quello che poi è stata la guerra, bisogna per le loro vite capire l'importanza di questa festa e di questa libertà. Bisogna onorare tutti i caduti, perché la guerra non porta gioia, ma porta solo dolore e rancore. Oggi bisogna superare ogni rancore per il futuro. E sempre nel giorno della liberazione, CGIL CISL e UIL, insieme al comune di Rocchetta al Volturno, a Monte Marrone, con loro il Comitato Antifascista Molisano, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e l'Unione degli Studenti. Oggi più che mai è importante rilanciare i valori della resistenza. È una giornata per noi di festa. 25 aprile non è festa solo per chi ha una cultura divisiva e non è festa per chi ha una cultura nostalgica. L'Italia tutta dovrebbe essere in festa e purtroppo non è così. Noi siamo qui a testimoniare quelli che sono stati i teatri di lotta del Meridione in questo caso. Siamo vicinissimi alla linea Gustav, abbiamo omaggiato il cippo funebre di Gem Pindor. Un giovane che è morto in questa zona, in questo terreno, e anche per dare esempio alle nuove generazioni, che devono raccogliere necessariamente questo messaggio, perché i diritti conquistati non sono eterni, perché i diritti conquistati vanno coltivati e perché se possibile ne vanno aggiunti di nuovi. Ecco, 25 aprile per noi significa anche questo, significa fare non una testimonianza passiva ma una testimonianza attiva per tramandare i valori di quel tempo e di quelle giornate. In
rappresentanza di tanti insegnanti, lavoratori della scuola, dell'università, della ricerca. Noi pensiamo che i nostri settori sono stati chiamati in causa e sono veramente più importanti, perché la conoscenza è fondamentale in questo momento, è importante la storia, è importante trasmettere ai nostri giovani il senso di una ricorrenza che non è solo un ponte, è importante festeggiare, celebrare il 25 aprile, perché quello che è successo può sempre succedere un'altra volta, quindi è importante piantare solide radici, e soprattutto i giovani possono farlo. Il mondo della scuola è stato chiamato in causa, noi ricordiamo anche le parole di un ministro, Valditara, che addirittura ha accusato una dirigente scolastica che ha fatto invece dell'antifascismo una sorta di crociata all'interno della propria scuola. Ebbene, noi stavamo lì insieme alla dirigente scolastica quando abbiamo fatto la manifestazione a Firenze, dando manforte a tutti quelli che si schierano, a quelli che non dimenticano, a quelli che considerano questa data un momento importante, così come è importante l'antifascismo, perché ricordiamo, la nostra è una Costituzione antifascista. La cronaca, lite violenta tra giovani. La scorsa notte a Termoli, gruppo, dopo una serata in giro per la città, intorno alle 5 si è ritrovato al chiosco di piazza Donatori di Sangue per fare colazione. Quindi lo scontro fisico sfociato nell'investimento di uno dei ragazzi da un'auto condotta da un coetaneo, poi fuggito via. La vittima è stata portata in ospedale da un amico. 7 giorni di prognosi per le ferite riportate alle gambe. Sulla questione sta indagando la polizia, che stamane ha sentito i presenti cercando di risalire all'esatta dinamica di quanto accaduto. Sotto sequestro è finito un veicolo con il lunotto posteriore in frantumi. E la politica, il movimento Costruire Democrazia di Massimo Romano, presentato oggi a Campobasso, tante idee per rilanciare il Molise su una scia progressista. Nel giorno della liberazione il movimento Costruire Democrazia si presenta ufficialmente a Campobasso, parlando di un Molise da svincolare da vecchie dinamiche, da una politica radicata da decenni senza obiettivi che facciano concretamente il bene del territorio. Così la formazione di Massimo Romano, avvocato di professione, già consigliere regionale eletto nel 2013, parla di un programma ben specifico per rilanciare il Molise, perché è proprio dal programma e dalle idee che bisogna partire prima di qualsiasi nome. Diverse figure, espressione del mondo professionale, imprenditoriale e civile, insieme nel segno del progressismo, un movimento aperto a tutti coloro che si sentono liberi, ma anche ai tradizionali schieramenti che vogliono lasciare alle spalle il passato. Noi pensiamo che in questo momento la situazione sia così delicata e così drammatica che occorrono delle soluzioni, non dei nomi. L'idea dell'uomo solo al comando peraltro non ci appassiona. Pensiamo che occorra aprire un ragionamento nei confronti di tutti i cittadini molisani, singoli e associati, parlando un linguaggio di verità. Noi dobbiamo restituire una speranza a un popolo che purtroppo per troppi anni è stato considerato soltanto alla stregua di sudditi, subendo delle decisioni che nulla hanno a che fare con l'interesse pubblico. Noi siamo in campo perché riteniamo che invece ci sia un grande bisogno di fissare delle priorità nell'interesse di tutti e non soltanto di pochi, e meno che mai di singole segreterie di partito. Noi siamo in campo con delle idee molto chiare in materia di tutela dei beni comuni, acqua, aria, salute pubblica, sanità pubblica, organizzazione sanitaria che restituisca i livelli essenziali delle prestazioni per tutti i cittadini molisani e non soltanto per pochi. E apriamo, come dire, lanciamo un appello non a quel partito o a quell'altro partito, meno che mai a quel segretario di partito o a quell'altro. Noi pensiamo che oggi ci sia una stragrande maggioranza di molisani che non si riconosce all'interno dei partiti, che non a caso il dato dell'astensionismo mi sembra che parli meglio di quanto non riesca a fare io. E quindi riteniamo che però questo si possa superare soltanto se mettiamo in campo una leadership plurale e individuiamo delle figure che abbiano le competenze per poter dare quella credibilità e quella fiducia che oggi serve. Quindi noi siamo in campo e nelle prossime ore ufficializzeremo le adesioni e renderemo pubbliche anche le priorità che a nostro avviso devono essere poste al centro di ogni azione e di ogni agenda di governo. Tra gli obiettivi la sanità, il rilancio economico, la possibilità di ridare ai cittadini nuove speranze. Prima di tutto la sanità pubblica, la sanità privata anche, che deve dare manforte e deve andare a braccetto con la sanità pubblica e non sostituirla, diciamo. Lo spopolamento, dare voce a agricoltori che da più di 10 anni ormai
sono in balia di politiche assistenzialiste che non hanno portato a nulla. Riportare la gente al voto, perché siamo un gruppo di persone nuove, persone pulite e persone che credono veramente nel rilancio di questa regione. Il turno di ballottaggio riconferma Fabio Pasciullo, primo cittadino a Montefalcone nel Sannio, a quasi un anno di distanza dalla prima tornata elettorale. Netto questa volta il divario numerico con la rivale Gilda del Borrello. Una tornata elettorale estenuante, tesa e giocata casa per casa, ma che alla fine, dopo oltre 10 mesi di attesa, ha visto esultare per la seconda volta il giovane Fabio Pasciullo, 30 anni sindaco di Montefalcone nel Sannio. Nel turno secco del ballottaggio ha ottenuto 660 preferenze contro le 493 della rivale Gilda del Borrello su un totale di 1163 votanti, appena 7 le schede nulle. Dopo pochi mesi dalle elezioni del 13 giugno scorso, il Tribunale amministrativo, su ricorso della De Borrello, aveva annullato la precedente consultazione, stabilendo una situazione di pareggio fra i due candidati alla fascia tricolore. Dal 17 gennaio poi la Prefettura di Campobasso aveva nominato in paese il commissario Stefano Italiano. La necessità di un ambulatorio comunale, il recupero di infrastrutture, un parco fotovoltaico energetico e migliori collegamenti viari verso Montemitro, San Felice e Acquaviva, alcuni dei progetti in cantiere sui quali lavorare. Mi sento sindaco, ci sentiamo la nuova amministrazione di Montefalcone e lavoreremo per ricucire questo strappo che c'è e per portare avanti tutte quelle idee e quel programma che abbiamo in mente. 167 voti di scarto, di differenza, forse non se l'aspettava nessuno in paese? Esatto, io in primis non me l'aspettavo. Sentivo che il mio sentore era positivo, c'erano dei segnali positivi, ma così tanti voti non pensavamo di recuperarli, ecco. C'è un'esplosione di gioia alle sue spalle, di abbracci e anche di pianti. È stato sentito molto a Montefalcone questo ballottaggio, questa elezione, questo voto? Sì, è stato sentito e non dimentichiamo che comunque una campagna elettorale è stata questa, una campagna elettorale infinita, iniziata un anno fa, e è giusto che quindi le persone si aggregano ancora di più attorno ai candidati e quindi l'euforia in queste circostanze è davvero tanta. Noi avevamo, durante i nostri 7 mesi di amministrazione, già avevamo iniziato a rivedere e a progettare sia il nuovo ma anche per quanto riguarda la gestione delle infrastrutture che il nostro comune ha a disposizione. Quindi avevamo implementato con dei servizi il poliambulatorio comunale, torneremo a fare questo. Oppure faremo degli interventi anche per quanto riguarda, si devono ultimare degli interventi per quanto riguarda le ristrutturazioni di determinate infrastrutture all'interno del nostro comune, quindi ripartiremo da dove avevamo lasciato, quello che avevamo lasciato, cioè una progettazione di un impianto di un parco fotovoltaico per una comunità energetica, quindi ripartiremo da qui. Nel Consiglio Municipale fanno parte Pina Nitti, Marco Di Giulio, Ireneo Cordisco, Berenice Marinelli, Francesca Rossi e Alessandro e Francesco Petti per la maggioranza, Gilda del Borrello, Patrizia Pollace e Vittorio Di Giulio per l'opposizione. Anche la Croce Rossa Molise è presente alla 5 giorni di formazione e addestramento a Trento. Oggi la conclusione dell'iniziativa a cui hanno preso parte delegati e volontari dei comitati di Isernia e Campobasso. Nell'occasione è stato fatto il punto della situazione sulle nuove tecniche e le nuove strumentazioni da utilizzare in caso di emergenze. Presenze turistiche in aumento nel primo ponte festivo di primavera in numerose località di Molise ed Abruzzo. Monumenti e siti storici aperti al pubblico. In occasione del ponte festivo del 25 aprile le presenze turistiche negli alberghi, ristoranti e bed and breakfast della regione sono più che incoraggianti. L'apertura negli ultimi giorni e per lunedì 1 maggio di siti storici e aree archeologiche da parte della Direzione Regionale Musei ha portato ad ingressi liberi in numerosi monumenti delle due province.
Mete privilegiate per i turisti di fuori regione, soprattutto i resti della città romana del II secolo a.C. di Altilia Sepino e l'abbazia medievale di San Vincenzo al Volturno. Tutto ciò in attesa del via ufficiale della stagione sulla riviera Adriatica, che oltre alle località molisane vedrà il litorale abruzzese moltiplicare il numero di visitatori da San Salvo Marina fino a Martinsicuro. Riscoperti in queste ore anche molti centri storici da parte di corregionali che hanno fatto capolino per qualche giorno nei paesi natali. Di indubbio interesse la possibile visita alla torre medievale di Furci nell'Alto Vastese, con ingresso libero fino al pomeriggio di oggi, un evento promozionale organizzato dalla locale Proloco. E infine, sempre oggi, nel giorno della liberazione, il Ministero delle Politiche Agricole ha autorizzato l'attività di pesca su richiesta di Coldiretti, Federpesca ed altre sigle sindacali. Torna a Termoli la seconda edizione di Sorridere al Parchetto, 6 appuntamenti dedicati ai bambini, un tour itinerante che toccherà diverse zone della città attraverso laboratori tematici, animazione, giochi e tatuaggi. Primo incontro domani dalle 16 alle 18 al Parchetto di Contrada Difesa Grande. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Metalimpianti, carpenterie metalliche civili e industriali, scale, acciaio Corten, serramenti in alluminio, PVC e legno alluminio. Metalimpianti Boiano. Info 0874 77 34 54. Gruppo Zulli, dal 1975, con oltre 50.000 metri quadri di pavimenti e rivestimenti in pronta consegna a prezzi di fabbrica. Zulli Ceramiche a Città Sant'Angelo è nei pressi di Mondo Convenienza, aperti tutti i giorni, compresa la domenica. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori, e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Tempo variabile oggi su Molise e Abruzzo, tendenza a rasserenamenti dalla sera. Le temperature sono comprese tra i 9 gradi la minima di Isernia fino alla massima di 20 a Campobasso per il Molise e dagli 8 gradi dell'Aquila fino ai 20 di Chieti per l'Abruzzo. Ventilazione dai quadranti occidentali, poco mosso il mare Adriatico. L'anticiclone si farà sentire da domani mattina sulle due regioni. Cielo sereno e valori atmosferici in leggero calo, correnti settentrionali. TLT in rete, vivi con noi le emozioni dei campionati di Serie D Eccellenza e Promozione. Risultati contributi dai campi e interviste ai protagonisti. TLT in rete, ogni domenica, dopo le 22 e in replica il lunedì alle 15.30. Calcio di Serie D, il Notaresco aggancia in classifica il Termoli grazie al successo nel derby abruzzese contro la Vastese. Andiamo a rivedere le immagini salienti della partita. Il Notaresco supera 2-1 la Vastese e ritorna in zona play-out. Prima della gara ha premiato il portiere Shiba per le 100 presenze in rosso-blu. Alla prima occasione il Notaresco passa in vantaggio. Terzo minuto, calcio d'angolo e a centroarea il più lesto è Defendi che insacca l'1-0. Il Notaresco continua a spingere. Al quinto Scimia fa tutto da solo avanzando dalla tre quarti e concludendo dal limite, trovando la risposta all'angolino di Baiocco. Poi lo stesso centrocampista al decimo tira però un rasoterra ben parato. La prima opportunità per la Vastese arriva al 22esimo, azione prolungata e conclusione alta di Bracaglia dai 20 metri. Al 28esimo ci prova ancora Bracaglia con una punizione dal limite però debole e centrale. Poi sul capovolgimento di fronte Scimia in contropiede conclude debolmente sul primo palo. Il finale di frazione è ancora del Notaresco al 34esimo, punizione dalla tre quarti laterale di Pezzi, non la tocca nessuno e Baiocco si rifugia in angolo. Poi al 42esimo è Gelsi che ai 20 metri si accentra e conclude trovando la respinta di Baiocco.
nella ripresa alla prima vera opportunità il notaresco raddoppia, conclusione dal limite di Gelsi che defendi sulla traiettoria devia spiazzando Baiocco per il 2-0. La replica della Vastese arriva al 24esimo con un colpo di testa di Busetto fuori misura, poi al 33esimo Cardinali si invola in contropiede e giunto in aria conclude alto in diagonale. Al 37esimo ancora Notaresco con una sponda di testa di Cardinali e la sforbiciata di Defendi che sfiora il palo. Al 46esimo la Vastese accorcia, palla vagante e conclusione da fuori aria di Busetto col palo gol del definitivo 2-1. Per la penultima giornata dei tornei di calcio regionale di eccellenza e promozione si ricomincerà nel fine settimana. Domenica 30 in eccellenza le due battistrada Campobasso e Isernia avranno sfide interne contro rispettivamente il Campo di Pietra e la Turris di Santa Croce di Maiano. Tra le due formazioni ci sono sempre due lunghezze di differenza in favore dei rossoblù. In promozione i beneventani del Fortore festeggeranno contro l'Altilia Samnium la vittoria del campionato. Per l'Air Basket Termoli resta aperto il discorso playoff nella pallacanestro maschile di Serie C Gold dopo l'ultima netta affermazione casalinga contro il Chieti travolta al Palasabetta per 101-54. Cappellotto il migliore realizzatore per i molisani con 25 punti. Per garantirsi la possibilità di partecipare alle sfide a eliminazione diretta il quintetto termolese domenica 30 dovrà vincere sul parquet dell'Aquila. Il direttivo nazionale del CONI, presieduto da Giovanni Malagò, si riunirà domani alle 13 a Palazzo San Giorgio a Campobasso. La giunta sportiva avrà tra gli argomenti principali in agenda i temi delle attività olimpiche, le discipline sportive associate e l'attività antidoping. E con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Arrivederci.